cronaca della Grande Guerra. Grazie per avermi invitato in questo convegno. Io cercherò di dare un quadro il più sintetico possibile, anche visti i tempi, per non rubare ai colleghi lo spazio. Che cosa significa fare la storia? Significa guardare ad un contesto che non è congelato in un istante o in una finestra temporale di 4 o 5 anni, ma guardarla più ampia. Per quanto riguarda il Politecnico di Torino, come spesso accade, dato che la commistione è tra scienza e trasferimento delle conoscenze, è essenziale far riferimento ai maestri, a quei personaggi che avevano fondato il Politecnico di Torino, che si era ottenuto, che era nato, che era sorto nel 1906 dalla fusione della scuola di applicazione per gli ingegneri, quella del Castello del Valentino, sorta nel 1859, e il Regio Museo Industriale Italiano, che invece aveva avuto la propria data di nascita nel 1862. Questi maestri sono essenzialmente tre, si potrebbe andare ad aumentare questo gruppo di persone, però tanto per focalizzarli sono Prospero Richelmi, il primo direttore della scuola di applicazione per gli ingegneri, un meccanico, ingegnere professore di meccanica e soprattutto di idraulica, Galileo Ferraris, che tutti conoscono, e Camillo Guidi, che seguendo la scuola di Curioni aveva fondato la scuola della scienza delle costruzioni. È importante identificare nel Politecnico di Torino queste tre anime: l'idraulica, la scienza delle costruzioni, sto parlando del primo e del terzo nome, e soprattutto in mezzo la figura di Galileo Ferraris, il quale inizialmente era nato come ingegnere civile e poi a un certo punto, avendo visto il fallimento della propria tesi di laurea sulle trasmissioni termodinamiche di Hirn, aveva cercato di trovare qualche altro modo alternativo per trasmettere l'energia, ed ecco che poi si era messo a studiare i trasformatori elettrici, e di lì era nata poi tutta la sua teoria del motore di induzione. Ma non è questo di cui voglio parlare. Se noi andiamo a prendere nel 1915 un annuario del Politecnico di Torino, noi possiamo vedere questo è l'elenco dei professori ordinari. Nei professori ordinari troviamo Angelo Bottiglia, una delle colonne che continuerà ancora per moltissimo tempo a insegnare le costruzioni di macchine, abbiamo Guido Fubini della analisi matematica, Galassini, ma soprattutto, tanto per far riferimento a chi mi ha preceduto, c'è Arturo Miolati che insegna elettrochimica. Abbiamo una realtà molto variegata, dobbiamo ricordare che le due anime, quella della scuola di applicazione per ingegneri, vedeva un suo baricentro focalizzato sull'ingegneria civile, quindi sulla professione che legava sia alla costruzione degli edifici, alla scienza delle costruzioni, ma anche all'idraulica, alla gestione delle acque. Dall'altra parte, il Museo Industriale Italiano aveva avuto dall'inizio una vocazione molto più industriale, quindi si era indirizzato più sulla chimica e soprattutto sull'elettrochimica, ma anche in parte sull'arte mineraria, ed era stato proprio il Regio Museo Industriale ad accogliere a braccia aperte la figura di Galileo Ferraris nel permettergli di far nascere quel laboratorio di elettrotecnica che era stato poi il nucleo fondante della scuola di elettrotecnica. Una scuola di elettrotecnica che non soltanto aveva appassionato i futuri ingegneri elettrici industriali, ma anche moltissimi degli ingegneri civili, perché vedevano nell'elettrotecnica, non si sa bene ancora allora in che modo, il futuro dell'ingegneria stessa e non soltanto dell'ingegneria civile. Se possiamo, e qui voglio dare subito un'anticipazione, lascio in questa slide i nomi più importanti, esistono tra gli allievi e i futuri protagonisti alcune figure emergenti. Di queste figure emergenti alcune, come Modesto Panetti, diventeranno poi centrali negli anni della guerra anche al Politecnico di Torino come docenti, come ricercatori, altri invece, come Camillo Olivetti o come Giovanni Antonio Porcheddu, invece continueranno la loro attività
voi come imprenditori, Camillo Olivetti, voi come concessionari del sistema Nebic delle costruzioni in calcestruzzo armato, che avevano avuto proprio in questo ingegnere il concessionario, cioè colui che si faceva tramite tra l'impresa che doveva realizzare poi gli edifici in calcestruzzo armato e il detentore del brevetto, la casa madre a Parigi di François Nebic. Entrambi avranno dei ruoli durante la prima guerra mondiale, il primo perché darà via a una meccanica fine, una meccanica di precisione che già si era potuta cimentare con la M1, con la famosa prima macchina da scrivere italiana presentata all'esposizione dell'11, ma che poi inevitabilmente vedrà, come tantissime altre imprese, durante il conflitto mondiale e la sua riconversione verso una produzione destinata ai sistemi d'arma. Se pensiamo macchine da scrivere, macchine per cucire e industria delle armi, sono non soltanto legate nel nostro paese, pensiamo soltanto, per fare un riferimento più lombardo, alla Brolletti o alla Necchi, che durante il primo conflitto mondiale proprio entreranno anche a produrre parti di fucili o di altre armi leggere, ma lo stesso quello che accade al di là dell'oceano, alla Singer, che non soltanto produce macchine per scrivere, ma diventa uno dei maggiori produttori di armi leggere proprio in queste occasioni. Due altre figure sono importanti. Uno, Modesto Panetti, spendo due parole. Lui si laurea al Politecnico di Torino, poi non trova spazio, come spesso accade anche allora, non soltanto adesso, spazio nell'attività didattica e di ricerca di questo ateneo. Va all'Istituto Navale di Genova, dove si occupa di verifica strutturale delle piastre delle corazzate. Lui, nei primi anni, giovanissimo, neolaureato, si occupa di vedere, e ci sono negli album anche dell'Ansaldo, test effettuati all'Istituto Navale di Genova, di come sparando sulla corazzata si vedeva se il proiettile riusciva a perforare o perforare meno queste spesse lamiere. Poi a un certo punto ritornerà a insegnare meccanica applicata al Politecnico di Torino, siamo nell'11. Nell'11 verrà finito il suo incarico, si è liberato questo posto e nell'11 si troverà, e qui lo vediamo poi subito, in una fortunata coincidenza. Il Ministero della Guerra ha bisogno che un'istituzione universitaria italiana accolga presso di sé un laboratorio per provare i motori di aereo. Subito Modesto Panetti, che poi era nato come ingegnere meccanico, ma meccanico strutturale, coglie la palla alla balza e dice: sì, mi prendo io in carico questo laboratorio, divento io il responsabile. E mentre si appassiona all'aeronautica, mentre comincia a dare spazio ad alcune conferenze nel Politecnico di Torino di carattere aeronautico, mette su questo laboratorio. L'altra persona di cui vorrei parlare, che spesso è dimenticato, è Alessandro Artom, uno degli ultimi allievi di Galileo Ferraris. In realtà lo conosce per poco perché è troppo giovane, sarà allievo di Grassi e di altri figli culturali di Galileo Ferraris, che è morto solo cinquantenne nel 1897, ma che sarà importante in quanto all'entrata in guerra dell'Italia è soltanto un professore incaricato di radiotelefonia e telegrafia. Telefonia, non radiotelefonia, telefonia e telegrafia. Insegna a far funzionare la telegrafia con i fili, ma ha già sentito che nell'aria girano le onde herziane, ha già sentito di quelle che sono le potenzialità delle trasmissioni senza fili, e ben presto convertirà, proprio durante gli anni della guerra, il suo corso da telefonia e telegrafia in radiotelefonia e telegrafia, e poi diventerà fondamentale nell'avere sviluppato un sistema
di localizzazione a distanza con le onde radio che poi chiameremo più tardi il radiogoniometro, cioè inventa dei sistemi direzionali di trasmissione radio che permettono la localizzazione in mare. Non è ovviamente il radar, ma è un sistema che ampiamente verrà usato dalla marina italiana. Ecco, soltanto per farvi vedere che cos'è la città di Torino durante gli anni che immediatamente, i mesi direi, che immediatamente precedono l'entrata in guerra dell'Italia. La città di Torino, qui c'è il Po, l'orientamento è nord-sud. Vediamo la presenza di tutte queste linee nere, che sono le linee ferroviarie, di cui la più curiosa è questa. Qui c'è già lo stadium che è stato inaugurato nell'11, qui c'è la piazza d'armi, qui c'è l'arsenale. L'arsenale di artiglieria è, e lo sarà per tutta la prima guerra mondiale, collegato direttamente alla linea ferroviaria. Questa è la linea che va da Milano, passa da Porta Susa, scende qui sotto nel bivio Zampata, arriva alla stazione di Porta Nuova, non si vede perché l'immagine è compressa nello schermo, e poi arriva a Genova. Di fatto questo dimostra la fortissima connessione di quello che, se ne è già parlato questa mattina, l'arsenale di Torino, che non è soltanto la scuola di artiglieria, la sede dell'Accademia di Artiglieria e Genio, ma è anche un luogo importante di sperimentazione e di produzione di bocche da fuoco, ed è per questo motivo per cui poi il Filippo Buzio avrà direttamente la possibilità di mettere a frutto le sue teorie. Pensate che il Politecnico aveva sede qua sotto, dove c'è il Castello del Valentino, e qua nella zona lungo il Corso Vittorio, qui dentro, qui dietro, in quella che oggi è Piazza Vallofusi, la sede del Regio Museo Industriale, che era stato fino al 1870 il Ministero della Guerra. Ho detto aviazione. L'aviazione è importante perché nel giro di pochissimo tempo, dal 12 al 13, Modesto Panetti riesce a mettere a punto questo laboratorio di aeronautica. Un laboratorio che ha dei banchi prova, che sono poi dei freni motore, su cui devono essere collegati i motori d'aereo. Ovviamente la dissipazione dell'energia avviene tramite un'elica che sbatte l'aria, che fa da freno aerodinamico, e si misura la coppia, e quindi si riescono a valutare le caratteristiche meccaniche di efficienza, ma anche di capacità e di durata, e quindi non soltanto di potenza istantanea, ma di potenza per lunghi periodi di questi motori. Perché diciamo, la guerra, che già aveva avuto le sue prime avvisaglie nell'11 con la guerra di Libia, che aveva visto proprio per l'aviazione italiana il primo battesimo di fuoco dei propri aerei, anche se pochissimi erano di costruzione italiana, ce n'erano a quanto sembra soltanto due, di cui uno sperimentale Chiribiri, gli altri erano dei Farman francesi e quindi erano stati importati dall'estero. Aveva capito la cavalleria, perché l'aviazione era ancora un'arma terrestre, tant'è vero, se voi fate riferimento al simbolo sull'aereo di Francesco Baracca e il famoso cavallino rampante. L'aviazione mette a punto questo laboratorio, il Ministero della Guerra, con propri tecnici, e riesce nell'estate inoltrata del 13 a verificare quali sono i motori ideali per un futuro impiego su mezzi aerei dell'esercito italiano. E questo fa vedere come in realtà, anche se non c'è ancora dichiarato l'intervento dell'Italia, il Ministero della Guerra sul piano tecnico già stia preparando fisicamente le proprie capacità tecniche. Il fatto che inizialmente Montù e altri ufficiali tengano conferenze di aeronautica al Politecnico di Torino, e dal 12 lo stesso Ponetti diventi, proprio a seguito della messa a punto di questo laboratorio, un corso libero inizialmente per i primi anni di aviazione,
e di scienza aeronautica fa vedere come in realtà si volesse fortemente investire in questa direzione, senza dimenticare due altre caratteristiche, cosa che hanno connotato almeno fino ad avanzati anni 30 la scuola torinese, a differenza della scuola milanese. Non è un fatto di sciovinismo, Milano era riuscita a trovare il terreno fertile per l'elettrotecnica, che mai a Torino dopo Galileo Ferraris aveva messo possibilità di mettere a dimora un proprio germe. Nessuno degli imprenditori elettrotecnici mai riuscirono in questa città a far crescere una seria produzione di apparecchiature in questo settore, però l'aeronautica trovò terreno fertile per due essenziali motivi: perché il mezzo aereo aveva bisogno di due scienze di base fondamentali, e qui parlo di scienze, lo riconoscono velatamente alcuni scritti dello stesso Panetti. Il primo è la scienza delle costruzioni, possiamo dire che la mamma, i due genitori dell'aviazione, della scienza dell'aviazione, sono la scienza delle costruzioni da una parte e l'idraulica dall'altra, cioè la meccanica dei fluidi che guarda il rapporto dell'ala e della fusoliera con l'aria, ma dall'altra parte anche la capacità di costruire delle strutture leggere ma al tempo stesso resistenti, che non sono capaci di sfasciarsi, ancorché con quella particolare attenzione alle strutture non più civili ma aeronautiche, non statiche ma dinamiche, come la scuola torinese, che aveva avuto prima un altro grande che era Alberto Castigliano, aveva imparato a verificare sui ponti strallati metallici delle ferrovie, che tipicamente non erano strutture seppur in ferro statiche, ma erano soggette alle vibrazioni di un treno che sferragliava sopra di essi. Ecco, possiamo anche riprendere alcune pagine mentre io faccio scorrere le mie parole sopra, lascio alla lettura veloce questi estratti dall'annuario del 14-15, siamo immediatamente pubblicato già a 15 avanzato, quindi quando già l'Italia è entrata in conflitto, che racconta le storie di questo centro che viene costruito con la maggior celerità e che poi a un certo punto riesce a verificare dei motori, tra cui compare anche un motore Fiat. Ecco, questo fa vedere un altro aspetto importante: il Ministero della Guerra, che ha messo a punto questo laboratorio, non soltanto vuole sperimentare dei motori acquisiti come la gran parte all'estero, ma vuole anche incentivare l'industria locale a produrre aerei. La Fiat già produceva motori che volavano, ma erano motori che volavano sui dirigibili. Questi sono i primi motori che vengono declassati da dirigibile in forma più leggera per aerei più pesanti dell'aria, mentre il dirigibile era più leggero dell'aria, però in realtà cercano di convertire anche queste industrie. Si è già fatto, non dico tante altre parole nei confronti di Filippo Buzzo, qui lo vediamo già alla fine della sua carriera quando è direttore della Stampa. Filippo Buzzo non insegna al Politecnico di Torino, la sua poliedricità, la sua attenzione per la poesia, la filosofia e la sociologia, bisogna dirlo con onestà, lo ha sempre tenuto molto lontano dall'ambiente integralista del Politecnico di Torino. Un suo collega che io ho avuto occasione di incontrare ancora a età avanzata, che era il professor Carlo Ferraris, mi confessava, quasi coetaneo di Filippo Buzzo, che Filippo Buzzo non avrebbe mai fatto carriera al Politecnico di Torino, per uno che scriveva anche articoli sulla Stampa di filosofia, non aveva quella mentalità così totalmente dedicata e votata all'ingegneria. Per questo motivo, ma anche per i motivi politici, trovò invece molto più accogliente l'ambiente militare. Il suo pregio è quello di avere risolto questo problema, perché lui, nato nella scuola di Panetti, capisce che i problemi fondamentali sono quelli dell'aerodinamica.
Già la teoria del proiettile è quello a cui viene impressa una rotazione dalla canna rigata, già a partire dai cannoni cavalli, che lo rendono più stabile, di fatto nell'aria si avvita. Cioè non ha una parabola come ci insegnano i corsi di fisica elementare, ma ha, rispetto alla parabola, una spirale che si avvita. Questa spirale che si avvita, nel primo problema della balistica, nel primo problema balistico, in realtà tiene conto soltanto del fenomeno della nutazione, che è lo stesso che si vede quando una trottola gira sul piano, che non sta con l'asse fermo, ma quest'asse che gira rispetto alla verticale, rispetto al piano. In realtà, nella vera traiettoria del proiettile che viene lanciato da un cannone, c'è un secondo problema che nessuno prima di Burzi aveva tenuto in conto, che è la resistenza all'aria. La resistenza all'aria provoca degli effetti di portanza e di resistenza, gli stessi che ci sono sulle ali degli aerei, che varia questo avvitamento e che di fatto rendeva inefficienti le previsioni che, pur complesse, erano state ricavate sulle tavole di tiro di tipo tradizionale sul primo problema balistico e non sul secondo. In realtà lui non ha il calcolatore, non ha mezzi di calcolo, dovrà trovare una soluzione approssimata, e lo dice molto chiaramente, che una soluzione grafica approssimata, però questo gli permette di raggiungere un livello molto superiore di precisione, che poi negli ultimi anni della guerra lo porteranno a modificare la struttura. Ecco, si è parlato velocemente di queste figure, ho parlato di Artom, ho parlato di Guzio, che è figlio dell'aeronautica, per le due realtà. Parlo anche degli ammanamenti fondamentali in Fiat e la mitragliatrice Revelli, uno dei prodotti più diffusi dalla industria italiana durante il conflitto mondiale, progettata da un altro allievo del Politecnico, però ufficiale dell'esercito, capitano Revelli. Non dobbiamo neppure dimenticare che questi sono gli anni, l'ho già detto prima e qui ho fatto il flash dell'altra scienza, della radiotecnica. Le trasmissioni radio saranno ancora molto grossolane sul fronte, anche perché si pensa che il nemico possa captare i segnali, mentre il telegrafo, fino a quando uno non va a intercettare i fili, non vengono presi. Però in questi anni, questi sono gli anni in cui ci si forma Vallauri, che poi negli anni successivi sarà il fondatore dell'Istituto Elettrotecnico Galileo Ferraris. Due ultimi flash: non dimentichiamo che questi anni vedono anche, nel fatto prima accenno, la tecnologia navale, nuove invenzioni. Ne ho prese qui uno, l'ingegner Cavallini, che invece si laurea a Genova, progetta per esempio questo mezzo che serve per salvare l'equipaggio, cosa che non fu mai messa a punto, ma che si sarebbe resa oltremodo utile per esempio nel famoso evento del sommergibile Medusa e di altri, quando i sommergibili vengono bombardati con bombe di profondità e si incagliano sul fondo. Questo sistema avrebbe dovuto provvedere a liberare l'equipaggio dal blocco sul fondo del mare. Ma abbiamo già parlato del calcestruzzo armato, che trova i suoi impieghi nelle opere di fortificazione, sono proprio di questi anni le prime rafforzamenti di certi ridotti. Ma ancora non dimentichiamo che se nel 14 c'era stata la famosa proiezione del film Cabiria, la fotografia e il cinema anch'essi entrano prepotentemente sul campo di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Un solo brevissimo cenno: due che tra l'altro lavora in stretto contatto anche con l'arsenale di Torino e con la scuola di artiglieria, perché la fotografia serve e questi sono gli anni della fotogrammetria. Ecco qua un apparecchio da collegarsi sulla fusoliera, sul traliccio di fusoliera di un aereo, per le riprese fotografiche. Di nuovo una scienza che è nata per il divertimento, l'hanno portata in miniera a Torino per la vicinanza Lione-Torino, in realtà
diventano nuovi mezzi di tecnologie. Di macchine da scrivere ne ho già parlato. Questa è una sintesi generale, la lascio alla vostra attenzione. Che cosa succede all'imbocco, all'inizio della prima guerra mondiale? Ho preso alcuni. Adriano Olivetti ha solo 13 anni, Benedetto Croce ne ha 48 e tutti gli altri sono qui presenti. Solo per dare un contesto, per far vedere che cosa sta succedendo anche ai margini della purtroppo prima guerra mondiale. Grazie, arrivederci.